Salve a tutti, mi trovo all'interno del carcere di Brugoli in occasione dell'attribuzione dei brevetti di apnea a dei detenuti che hanno appunto partecipato a un lungo corso, e in questa occasione mi trovo in compagnia di Giusinoccia, una famosa e importante scrittrice del territorio siracusano, che stasera ha fatto un meraviglioso regalo ai ragazzi in questa occasione. Appunto ha letto, cioè non ha letto, ha raccontato un meraviglioso mito, che è quello di Aretusa. Perché questa scelta? Perché questo mito? Intanto volevo dire che il regalo veramente è stato anche per me, perché i ragazzi sono stati meravigliosi, e sentire quegli sguardi, quella partecipazione, le storie si raccontano insieme, quando si raccontano e anche quando si ascoltano, quindi è stato un momento magico. La scelta del mito di Aretusa è stata legata a due motivi. Uno è il fatto che Aretusa è la ninfa di Siracusa e quindi fa parte dell'anima di questi luoghi. L'altro era il desiderio di viaggiare attraverso l'acqua, che è stato il grande tema. Quindi Aretusa sì è una fonte d'acqua, ma è anche una finestra sul mare di Siracusa. E quindi è stato un desiderio di raccontare l'acqua attraverso le immagini, il nostro mito, anche perché l'acqua è libertà, è vita, è piacere. Quindi è stato un momento condiviso molto bello. Una condivisione anche della cultura del nostro territorio, soprattutto. Proprio in questa tematica si inserisce anche un altro meraviglioso regalo che oggi hai fatto, che è quello di condividere il tuo libro che parla proprio del nostro territorio, che quindi può diventare un dono anche di divulgazione della cultura del nostro territorio. Sì, la casa editrice, che si chiama Vandai Publishing, ha voluto regalare proprio una copia di questo libro, che si intitola Siracusa, dizionario sentimentale di una città, che è una guida sentimentale, un viaggio fra realtà, immaginazione, luoghi, ricette attraverso questo nostro territorio. L'idea è che la cultura serve alla felicità. Deve essere questo, non è un orpello, qualcosa per sapere di più, ma un modo per essere felici. Speriamo di contribuire a questo. Infatti, quindi quale miglior dono appunto di questo? Quindi grazie. Giusinoccia, per le tue bellissime parole e i tuoi bellissimi gesti. Grazie. Da Rassegna Metropolitana è tutto, arrivederci Jessica Bellistri.